Ciao a tutti e ben ritrovati su DriveKey. Oggi abbiamo a nostra disposizione la Nissan Juke, ma non una qualsiasi, perché già conoscevamo la Juke, vi ricordate? Abbiamo già provato la 1000 turbo benzina da 114 cavalli. Questa però è la nuova motorizzazione ibrida che ha debuttato da poco, motorizzazione full hybrid, e vedremo in questo video quali sono le sue caratteristiche, come va su strada, le prestazioni e chiaramente anche i consumi. Tutto questo subito dopo la sigla. In questa recensione mi concentrerò solo sulla motorizzazione ibrida, ma se volete conoscere tutte le caratteristiche dell'auto, abbiamo già realizzato una prova molto approfondita. La trovate seguendo il link in alto a destra oppure ve la metto anche qua sotto in descrizione per semplicità. Ma come si riconosce anche esteticamente la nuova Juke ibrida rispetto all'altra motorizzazione in gamma? Vi faccio vedere due o tre dettagli. Prima di tutto la calandra è specifica, questo disegno a nido d'ape con l'incidenza delle varie alette che varia dalla parte alta a quella bassa, caratterizza il frontale che rimane poi in realtà grosso modo invariato rispetto a quella che già conoscevamo. Molto bella, molto personale il design, a me piace veramente tantissimo su quest'auto. Il logo all'anteriore tra l'altro ha questi bordi bianchi che caratterizzano le versioni ibride, e poi subito sotto abbiamo una griglia che può essere chiusa per andare a riscaldare in maniera più veloce proprio il motore termico quando serve, appunto quando le temperature sono più basse la griglia viene chiusa, nel momento in cui poi entra in temperatura si apre per mantenere una corretta efficienza termica. Anche questa colorazione blu bellissima è dedicata proprio alla versione ibrida, e poi abbiamo chiaramente anche i badge hybrid posizionati sulle fiancate e anche al posteriore. E infine, a completare il pacchetto estetico, i nuovi cerchi in lega che hanno questi inserti in plastica che rendono il disegno più aerodinamico, sono di nuovo dedicati alla versione ibrida. E tra l'altro, parlando di allestimenti, di motorizzazione e tutte le possibilità di personalizzazione, sul sito drivekey.it troverete non solo il listino completo ma anche tutte le offerte disponibili su questa Juke. Cliccate sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per scoprire di più, avrete accesso a tutte le informazioni su questa Juke e anche su tutte le vetture in vendita in Italia. All'interno invece le differenze sono legate alla illuminazione dell'abitacolo, che è di colore bianco, specifico per le versioni ibride, e poi per la strumentazione ibrida abbiamo quello che si chiama power meter, quindi l'indicatore di ricarica della batteria nelle decelerazioni oppure un utilizzo della potenza oppure in un range più ottimale, più efficiente. Lo spazio in abitacolo rimane tanto sia davanti che dietro, anche col sedile anteriore regolato sulla mia altezza riesco comunque a stare comodo nei sedili posteriori, per un B-SUV non è affatto scontato. E poi il bagagliaio si perde qualcosa in termini di litri, perché sotto il doppio fondo abbiamo la batteria e anche l'inverter soprattutto. Questo porta a togliere spazio, qualche litro, circa una sessantina. Siamo quindi su 354 litri di capacità minima contro i 420 indicativi delle altre versioni disponibili. È giunto però adesso il momento di vedere cosa mi è piaciuto e cosa no su questa Juke Hybrid. Oltre alle normali casse dell'impianto audio, questa Juke integra anche due casse ulteriori nel poggiatesta per un audio immersivo. L'abitacolo della Juke è davvero ben fatto, sia a livello di assemblaggi che di rifiniture, e i materiali utilizzati sono anche ricercati. Nella parte centrale infatti abbiamo questo rivestimento in alcantara, ripreso anche sul tunnel centrale, e dei sedili in pelle in questo allestimento, tra l'altro anche molto molto comodi nei lunghi viaggi. La Juke è originale nello stile ma anche in alcuni piccoli dettagli, come ad esempio il suono per la retromarcia, che sembra quello di un sonar. Rispetto all'altra motorizzazione in gamma, la benzina, questa ibrida costa molto di più, soprattutto perché è disponibile sugli allestimenti più ricchi. Ad esempio, la versione a benzina parte da circa 23.000 euro attualmente nell'allestimento Visia, mentre questa parte da circa 30.000 euro minimo. Tramite questo tasto si può potenziare la frenata rigenerativa, attivando quindi la funzione e-pedal. Il problema però è che è molto scomodo da raggiungere durante la guida. Sarebbe stato più comodo attivarlo magari tramite la leva del cambio, come viene su altri ibridi, oppure sulla Captur che nasce sulla stessa base meccanica, o magari in un altro posto, come ad esempio vicino al volante. Molto più pratico per adattarsi alle varie situazioni di traffico. Sulla Juke sono disponibili telecamere a 360 gradi per una visione dell'auto dall'alto. Il problema però è che la telecamera ha veramente una bassa risoluzione, davvero brutta. È l'ora di vedere come si comporta questa Juke Hybrid su strada. Vi racconterò un po' quali sono le caratteristiche tecniche e poi andiamo a vedere quali sono le peculiarità proprio di queste caratteristiche portate nel mondo reale. L'ho provata diversi giorni, l'ho avuta a mia disposizione come sempre faccio per tutte le vetture appunto che portiamo sul canale, e quindi vi racconterò appunto com'è poi la resa effettiva di questa motorizzazione, anche per quel che riguarda i consumi e per quel che riguarda poi anche le prestazioni. Partiamo prima di tutto dalle basi. Ovviamente la motorizzazione è la ibrida che già abbiamo conosciuto anche su Renault Captur. La base meccanica è la stessa ed è condivisa tra questa Juke e la Captur. E cosa abbiamo a nostra disposizione? Un motore 4 cilindri 1600 aspirato a benzina
che appunto è posizionato all'anteriore come da tradizione, ma che ha una caratteristica, ossia quella di fare a meno di un cambio vero e proprio. Abbiamo infatti la trasmissione multimode, su questa torneremo tra poco. A dare una mano poi alla parte termica abbiamo chiaramente la parte elettrica in quanto ibrida. Questo è necessario evidentemente. Abbiamo un motore elettrico che permette di avere circa una cinquantina di cavalli solo dal motore elettrico e poi un secondo motore elettrico che poi ha la funzione di poter lavorare da generatore di fatto, quindi poter convertire il lavoro del motore termico in elettricità. Questa elettricità va poi stivata in una batteria presente a bordo da 1,2 kWh di capacità. È inutile parlare di autonomia in elettrico e di queste vetture di tipo full hybrid, perché effettivamente quello che poi utilizzerete durante la vostra guida sarà semplicemente il sistema in modalità automatica che andrà a gestire interamente, avete sentito tra l'altro uno degli ADAS di cui parliamo tra poco, ma andrà a gestire in automatico tutti i vari elementi, quindi in realtà non è niente di complicato. L'unica cosa è quella di andare un po' ad avere certe accortezze nella guida, e abbiamo realizzato un video specifico su questo, quindi come avere dei consumi record sulle vetture ibride. Ve lo lasciamo seguendo il link in alto a destra, in modo tale da poter davvero trarre il massimo da queste motorizzazioni. Andiamo a vedere come sono stati armonizzati questi elementi tra di loro. 100% sul gas, andiamo a spingere, c'è qualche ritardo di risposta in realtà nell'erogazione della coppia, ma nel momento in cui abbiamo poi tutta la spinta da parte del sistema effettivamente il tiro c'è, non soltanto alle basse medie velocità ma anche quando ci troviamo in autostrada, anche se in quel caso la potenza del motore elettrico non elevatissima e unita tra l'altro anche alla potenza non elevata di nuovo del motore termico non porta ad avere delle progressioni incredibili magari nel range tra 100 e 130 orari. La velocità sale, ma comunque ecco, da 140 cavalli mi sarei aspettato un pochettino più di brio. Per un SUV crossover cittadino è importante la manovrabilità, andiamo a vedere come si comporta questa vettura nella nostra rotonda. Effettivamente ragazzi, con una semplice manovra sono riuscito a passare la rotonda, che è un test effettivamente anche un po' casalingo se volete, ma molto pratico, molto efficace per poter parlare proprio della manovrabilità di queste vetture, che devono essere attorno ai 4,20 m principalmente pensate, sì, per un utilizzo magari anche extraurbano, ma principalmente urbano, ed è questa poi effettivamente la destinazione d'uso che tutti i clienti poi andranno ad applicare nella realtà. Ed avete visto come poi la vettura sia molto agile anche negli spazi stretti e anche nelle manovre. Tra l'altro a nostra disposizione abbiamo anche la telecamera 360 gradi che permette di avere una buona visibilità, anche se in realtà come avete visto la definizione non è un granché. Vi ho già raccontato di qual è la caratteristica fondamentale di questa motorizzazione ibrida, ossia quella di fare a meno della trasmissione vera e propria, diciamo di un cambio automatico o manuale. Non c'è su questa motorizzazione, c'è una trasmissione chiamata multimod. Questa trasmissione multimod è stata inizialmente introdotta sul mercato da Renault, poi utilizzata appunto anche su Nissan proprio all'interno dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, e le caratteristiche fondamentali sono quelle di maggiore compattezza, quindi significa avere maggiore spazio in abitacolo e l'abbiamo visto, significa avere a disposizione anche minori attriti meccanici, quindi maggiore efficienza, e significa avere anche un incremento di peso tra le versioni ibride e quelle a benzina ad esempio, che non è poi così elevato perché siamo sui 70-80 kg in più per la motorizzazione ibrida. Se considerate che questa ibrida ha comunque maggiore potenza e migliori consumi rispetto all'altra presente in gamma, cioè la 1000 da 114 cavalli, beh effettivamente nel computo totale questi 70-80 kg poi non vanno ad influire negativamente. Il compito della multimod è quello di andare ad interfacciare i vari elementi che fanno parte del sistema ibrido, quindi abbiamo il motore termico di cui abbiamo parlato, il motore di trazione elettrico e un altro motore che è sostanzialmente poi un generatore, permette di andare a recuperare il lavoro del motore termico convertendolo quindi in energia elettrica e stivandolo nella batteria da 1,2 kWh, e poi abbiamo evidentemente anche la possibilità di recuperare energia nelle decelerazioni oppure ancora di andare ad accendere il motore termico quando serve. Quindi questo appunto è il ruolo del secondo motore elettrico che è disponibile su tutte le motorizzazioni ibride. Il concetto è un po' quello di Toyota, anche se l'applicazione pratica è completamente diversa, ma comunque poi tradotto significa avere diversi vantaggi, diversi benefici. Lo svantaggio principale è quello di avere un sistema di trazione non particolarmente connesso con il guidatore, quindi l'efficacia poi effettivamente nel piacere di guida non è proprio la stessa. La differenza rispetto ad un sistema Toyota effettivamente è quella di avere in questo caso delle cambiate che si sentono, sono percepibili, perché ci sono comunque dei rapporti fissi che vengono variati, sono due per il motore elettrico e
altri 4 per il motore termico, poi vengono variati tra di loro per poter garantire un funzionamento serie e parallelo. Insomma, non è facilissimo da spiegare, ma a prescindere da quello che poi dovrete fare semplicemente durante la guida è godervi questa fluidità di marcia, questa capacità di risposta da parte del motore elettrico, che è molto buona effettivamente dai medi carichi dell'acceleratore. Tra l'altro, piccola precisazione e curiosità riguardo proprio alla trasmissione multimod: se ne è parlato tante volte dicendo che è una trasmissione a innesti frontali, il che è assolutamente vero, non ci sono frizioni, il che è meglio a livello di manutenzione evidentemente anche nel lungo termine, ma che ha anche a denti dritti. In realtà non è una trasmissione a innesti frontali a denti dritti, i denti sono eliquidali, come si vede appunto dalle foto, dal materiale fornito dalla casa. Questo fraintendimento era nato inizialmente anche in fase di presentazione proprio con Renault, era stato un errore sostanzialmente che poi è stato riportato più volte, però se andate proprio a vedere il materiale fotografico e video si nota che non sono denti dritti. Nella pratica non cambia niente, però ci tenevo a fare questa precisazione perché uno di voi mi fece notare questa cosa sul video della Renault Arkana, se non ricordo male, quindi è una curiosità in più da sapere e soprattutto appunto ci tenevo a correggere un mio errore precedente. Andiamo quindi a parlare di consumi. Quanto si può fare con questa motorizzazione? Al di fuori dell'ambito urbano, in autostrada siamo a circa 14 km litro, il classico risultato che si ottiene più o meno, chi più chi meno, con una motorizzazione ibrida di tipo full. Mentre per quel che riguarda l'utilizzo al di fuori dell'ambito urbano siamo sui 22 km con un litro di carburante, mentre le medie che io personalmente sono riuscito ad ottenere in città sono un po' deludenti a mio avviso, perché non sono riuscito a stare oltre i 17 km con un litro di carburante, che non è male, ma ci sono motorizzazioni ibride ormai che riescono effettivamente ad avere risultati molto migliori in contesti paragonabili. Io vi ricordo sempre che utilizzo la vettura per lo più durante la mia giornata nel contesto genovese, che è caratterizzato da saliscendi frequenti e da traffico intenso. Mi viene da ridere perché lo ripeto sempre ogni volta, sembra praticamente una filastrocca ormai, però è importante ripeterlo perché molto spesso si fa confusione su questi aspetti. Quando mi è capitato nei giorni scorsi di utilizzarlo in un contesto più semplice, almeno dal punto di vista proprio dei percorsi, mi sono trovato ad esempio a Milano appunto a percorrere medie di circa 18-19 km con un litro, quindi cambia anche se non in maniera così esagerata, ok? Quindi questo effettivamente è stata un po' la pecca a mio avviso. Ci sono ormai dei sistemi full hybrid, penso a Honda, penso a Toyota evidentemente, ma anche a Hyundai, che riescono ad avere medie di consumo migliori. Detto questo, però, uno degli elementi ad esempio che mi è piaciuto di più di questa vettura è la guidabilità. Ha un assetto sempre molto composto e soprattutto ti permette di poter avere tanta fiducia nell'assetto, anche se parliamo di un SUV compatto. Riusciamo ad avere comunque una guidabilità davvero ottimale e tra l'altro questo esemplare comunque permette di avere anche un comportamento di sterzo decisamente migliore, significa avere quindi una migliore direzionalità quando vado proprio a impostare la curva rispetto alla 1000 che ho provato qualche tempo fa. Questa effettivamente va molto meglio, quindi ho trovato un anteriore più preciso. Non so onestamente se questa è stata una diversa calibrazione dell'assetto, ma questo è stato poi l'impatto che ha avuto nella guida ed è molto piacevole da guidare. Tra l'altro questo è garantito anche da due sistemi, tipicamente Nissan l'abbiamo già visto appunto anche su Juke e anche in altre situazioni. Si tratta quindi dell'Intelligent Trace Control e l'Intelligent Ride Control. Il primo sostanzialmente è la frenatura delle ruote interne alla curva per garantire quindi una migliore traiettoria, comunque evitare dei fenomeni di sottosterzo, garantire quindi una guida più coinvolgente tra le curve, mentre per quel che riguarda il Ride Control significa andare a gestire sia l'erogazione della coppia che la frenatura per poter livellare l'automobile quando ci troviamo ad affrontare dossi rallentatori ad esempio, oppure particolarmente pronunciati su strada, quindi mantenendo l'assetto più piatto possibile. Questo migliora la guida sia quando siamo in un percorso tortuoso che quando semplicemente ci troviamo a viaggiare magari anche in città, oppure ancora quando ci troviamo a viaggiare in autostrada, come vi farò vedere appunto in questo caso. La vettura risulta sempre molto confortevole e anche nei lunghi viaggi è facile da utilizzare, e questo mi è piaciuto moltissimo per un SUV appunto per lo più pensato per la città, ma anche al di fuori dell'ambito urbano si lascia guidare alla grande. Sistema ProPilot attivato, a questo punto sono a velocità di crociera, vado ad impostarlo, la vettura quindi si manterrà al centro della corsia stessa, quindi abbiamo il mantenitore attivo della corsia che permette oltretutto di essere utilizzato anche magari nella classica coda da tangenziale in maniera quasi del tutto automatica. Sostanzialmente voi rimanete sempre ovviamente responsabili di quello che fa la vettura, quindi dovete rimanere vigili, ma come vedete si mantiene al centro della corsia, questo permette quindi di ridurre nei lunghi viaggi lo stress. Chiaramente poi c'è anche il cruise control di tipo adattivo e poi abbiamo, l'avete già sentito, l'allarme di
rischio di collisione, sostanzialmente poi di inserimento della frenata d'emergenza automatica qualora ce ne fosse bisogno, e poi abbiamo anche il controllo dell'angolo cieco, che va proprio ad identificarmi tramite lo specchietto eventuali vetture, veicoli di qualsiasi tipo all'interno dell'angolo cieco dello specchietto. Arrivando quindi alle conclusioni, questa automobile è fatta davvero molto bene all'interno, soprattutto anche un pacchetto a livello estetico e di design originale, si fa riconoscere, rimane fedele a se stessa rispetto a quello che è stato il concetto iniziale di design della primissima Nissan Juke, soprattutto si fa guidare molto bene ed è anche spaziosa. Sono le caratteristiche di base, secondo me, che deve avere poi un'automobile di questa categoria per piacere a un pubblico quanto più ampio possibile, che cerchi proprio delle caratteristiche peculiari in un'automobile al di fuori di quella che è la standardizzazione comune di tutte le automobili ormai presenti sul mercato automobilistico. Questa si riesce a far riconoscere sia per quel che riguarda appunto il design che per le sue caratteristiche. È molto efficace poi su strada. L'unica cosa, il sistema ibrido appunto riesce ad avere dei buoni consumi, una buona efficienza, ma potrebbe fare decisamente meglio, soprattutto paragonato appunto alla concorrenza e visti i risultati raggiunti da altri brand. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su RevK. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra su questa Nissan Juke, ditemi se la scegliereste oppure se acquistereste un'altra vettura di pari categoria. Trovate tutte le caratteristiche sul nostro sito RevK.it, andate direttamente sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione per vedere il listino prezzi e le offerte disponibili, e noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su YouTube oppure su tutti i nostri social. Ciao, alla prossima!